Why here? The tree. Which tree? The apple tree, father. Abbiamo finalmente provato A Plague Tale in una versione pressoché definitiva, ma limitata solo ai primi tre capitoli. Vi raccontiamo le nostre impressioni in questa nuova video anteprima. Hello. We haven't seen each other much. A Plague Tale Innocence colpisce duramente fin dalle sue prime battute. La trama ruota attorno a due fratelli, Amicia e Hugo, che dopo un apparente idillio iniziale si ritrovano in fuga dall'Inquisizione. Amicia è la sorella maggiore di Hugo, un bambino molto particolare colpito fin dalla nascita da una misteriosa malattia che la madre ha cercato di curare per tutta la sua vita. Per questo motivo il bambino è sempre stato tenuto isolato dal resto della famiglia, tanto da riconoscere a malapena la sorella. Lontani da casa, i due scoprono che c'è un'altra minaccia da cui tenersi alla larga. La peste che sta falcidiando interi villaggi, aizzando una caccia all'unture che riempie le strade di ingiustizie e teste mozzate. La peste di A Plague Tale è poi avvolta da un alone sovrannaturale che la rende più visibile e molto più terrificante persino della storica pestilenza di cui è possibile leggere nei libri. Il gameplay nasce e si sviluppa proprio attorno a questi elementi narrativi. La debolezza di Hugo fa da sfondo alle sezioni stealth, mentre l'ambientazione scandisce il tempo mentre si affronta un'avvolgente camminata nella natura o nelle spettrali stanze di una decadente abbazia in cima a una montagna. Le sezioni furtive delle prime missioni sono tutte molto semplici. I due personaggi sono quasi sempre mano nella mano, ma nei panni di Amicia si può convincere Hugo ad aspettarlo mentre confonde il nemico tirando sassi o rompendo vasi per aggirare gli ostacoli senza essere visti. Quando invece appaiono dei ratti, occorre avanzare cercando e accendendo fuochi, mentre si risolvono degli stimolanti enigmi ambientali. Nei tre capitoli a disposizione si deve combattere, ma in questo caso i comandi d'action vengono utilizzati per sfruttare tattiche di intelligenza più che per sfoggiare la classica violenza bruta. E Plague Tale propone anche un basilare sistema di crafting con il quale migliorare l'equipaggiamento della ragazza, che lascia presagire un'avventura con una certa longevità. Il gameplay è quindi piuttosto semplice ma non banale ed è pensato per far soffermare il giocatore su una grafica d'impatto e su un'alta qualità della recitazione. Su un PC con processore i7 e GPU Nvidia 970, e Plague Tale gira ad ultra senza grossi problemi, soffrendo di pochi e nemmeno tanto fastidiosi cali di fluidità. Anche la direzione artistica è ispirata e riporta in vita un medioevo ricco di dettagli. Nonostante un budget non certo straordinario, il gioco di Asobo Studio riesce a raggiungere certi risultati per merito di un level design estremamente lineare, che ha permesso di concentrarsi su tutti quei dettagli che sarebbe stato impossibile curare ampliando il respiro del progetto. Le prodezze grafiche non si esauriscono poi nell'ambientazione che circonda i due protagonisti, ma vanno spesso oltre, inondando lo schermo di ratti pestilenziali che trasmettono al giocatore una forma di terrore primordiale. Anche i volti dei diversi personaggi, protagonisti e non, sono costruiti attorno a un sorprendente realismo, ma la qualità delle espressioni è piuttosto altalenante e appare spesso indietro rispetto ad altri prodotti più blasonati. Nonostante un gameplay piuttosto semplice, A Plague Tale Innocence si presenta come un'esperienza interessante, grazie a un'ambientazione super e a personaggi ben caratterizzati. Stop squirming. We're just Amicia! Waiting for your sister. Amicia! You're not gonna put me in. I'm gonna start with you. Why'd you have no, to come here? Please.